oggi tu da sera a Roma, non puoi più camminare, non puoi più camminare. Ma perché non poteva essere quello bianco? Niente di male, ma perché non? Perché io arrivo dall'Ucraina e non avrei diritto di fare un qualcosa in Italia? Allora quando volete voi siamo cittadini italiani, quando volete voi? Allora o dobbiamo essere uguali a voi o uguali a me? No, perché voi fate, ci rispettate solo quando vi conviene. Allora a noi ci dovete dare conto, sia personale, perché noi abbandoniamo la nostra terra, siamo qua per lavorare, lasciamo il sangue qua, i nostri figli nascono qua. Signora, e allora perché siete però, invidiosi che uno fa affrontare? No, la rappresentanza istituzionale. Ma c'è nero, ma evidentemente quella di color scuro vale quando una di colore bianco. Non siamo invidiosi. La rappresentanza deve essere italiana. Istituita italiana. Senta, e non si può permettere allora un ministro di dire di abolire la legge sull'emigrazione, che non è più un reato, non è così, perché abbiamo fatto entrare lo schifo, perché stiamo importando la delinquenza di altri paesi. Non puoi più perché vivere. In Italia non stanno delinquenti, ma c'è. Ma li stiamo contrastando, l'ospitalità italiana non la trovate da nessuna parte del mondo. L'ospitalità italiana, io quando vado all'estero, il ministro a prescindere di colore bianco o colore scuro, se c'è il cervello per fare il suo lavoro lo può fare, solo questo. Allora mettiamo principi, diritto e dovere sono due cose distinte e separate. Vivi in Italia, paghi le tasse, ok, va bene, ma la rappresentanza deve essere istituzionale italiana. Ma li devi maturare i tuoi diritti. E allora puoi chiedere prima il dovere e poi il diritto. Qua c'è gente che arriva dall'est, da dove cazzo arriva, che chiedono i diritti senza che ancora hanno maturato nessuna cosa. A me non mi sta bene, perché io pago le tasse, e pago le tasse perché le pago per mantenere pensionati come i pensionati hanno mantenuto me, ed è giusto che sia così. Oggi in Italia bisogna iniziare a mettere le leggi giuste. Chi sbaglia, e sia europeo di qualsiasi nazionalità, se ne deve andare a casa. Chi commette reati non può più vivere in Italia, basta. Da dove viene? Io, Albania. Allora ascolta, io quando vado in Egitto o vado a Malta, arrivo all'aeroporto, mi danno un foglietto, anzi me lo danno già in aereo, da riempire. Quanti giorni devo rimanere in Egitto? O a Malta, o in Tunisia, o in Marocco, da tutte le parti che sono stato. Mi danno un bigliettino, devo restare. Dove devo stare? Dove devo stare? Quanti giorni sto? Se ho i soldi per poterci stare, e dove vado a alloggiare? Se ho un alloggio? Altrimenti all'aeroporto mi fanno fare dietro front il primo aereo che c'è, prendo l'aereo e ritorno in Italia. Non posso stare in questi paesi, perciò dico l'ospitalità che abbiamo noi in Italia rispetto agli stranieri, se vogliamo chiamare stranieri, è grandissima, non la troverai in nessuna parte del mondo. Ma perché ci vedete sempre stranieri? Questa è la cosa che io non capisco. Io sto dicendo stranieri, non ti vedo stranieri, tu sei bellissima, anzi ti vedevo una italiana napoletana veramente. Perciò pensa un po', perciò già ti vedevo straniera. La cosa in cui lei e io non ci trovavamo d'accordo, intendeva del ministro, prima lei parlava di colore. Quel ministro se ne può stare a casa sua, perché qui ci possiamo pensare noi. Perché ci possiamo pensare noi? A casa mia comando io, non può comandare una che viene dall'Africa. Ci vogliamo capire. Intanto stiamo parlando ragionando. Io non comando in Africa, io vado in Egitto, non comando, devo rispettare le leggi. Un musulmano viene qui, un musulmano e comanda lui. Io se vado in Egitto e c'è un musulmano non posso comandare, anzi per pregare mi devo cercare di scostarmi pure. Prego. A tutti volevo dire una cosa. Io sono venuto qua, prima ho fatto una domanda. Non c'entra niente. No, un attimo, voglio dire una cosa sola, piccola. Ho fatto una domanda. Qual è la domanda? Sono tutti incazzati. La domanda qual era? Posso dire, fa un fioretto tutti quanti. Ma qual è la domanda? La domanda, non importa. Non ha preparato bene il
non importa. Mi pare. Diamoci tutti una calmata, siamo tutti amici, non importa scuola, che se buttiamo uno contro l'altro. Senti, ma il compito l'hai finito, quello scolastico? Come? Il compito scolastico l'hai finito? Anch'io sì. Che il voto fa? Siamo cane, no, no, non stiamo, perché se lo via uno con l'altro? Non è Tanessa. Vai, vai, vai in piazza. Adesso che non è, vai in piazza, vai, se domande. È bello sentire il dito. Questa non è, bene. Adesso ritorno nel Partito Comunista. Io non sono comunista, mai stato comunista, mortacci loro. Ah, meno male. Questo si va. Ma guarda, né Froce né comunista, no, non importa. Dico solo, meno male. Allora non appartiene a Bendola. Non famose la guerra. A Bendola non appartiene. Lui ce l'ha con gli albanesi. No, non c'è con gli albanesi. No. Tu pensa un po', io sono pugliese, sono di Martina di Taranto e di Brindisi, perché mio padre è di Brindisi, mia madre è di Taranto, con gli albanesi stiamo così, stiamo. E perciò io pensavo che era una napoletana. Io credevo che fosse un onorevole, figurati un po'. L'ha fatto passare. Bene, bene, bene. Come ti trattano? E poi stai pensando? No, perché non riesco a capire. Non vai passare, regà. Cioè non esiste stranieri italiani, siamo tutti uguali, il padre terra li ha dato tutti, allora meritiamo tutti di essere rispettati. Sì, ecco, allora quando mi fanno italiani entrare nella casa loro per lavorare, sono straniera quando conviene a loro, sono italiana quando conviene a loro, io voglio essere rispettata sempre uguale. Perché io rispetto gli italiani sempre uguali. Noi italiani, poiché siamo... verso gli stranieri siamo portati a dargli tutto, gli diamo, se permette, abbiamo errori, ciò che bisogna dargli è come glielo dobbiamo dare e se glielo vogliamo dare, sì. Non c'è bisogno di una persona, bravo, non c'è bisogno di una che viene dal Congo e dice a me ciò che gli devo dare. Ma dove stiamo? A casa mia, se permette, io posso avere delle persone e dargli magari pure la casa. La mia casa gliela metto a disposizione, ma sono io che la devo dare, non sono loro che vengono qui a pretenderla. Ma non l'ha pretesa, gli è stato dato. No. Chi l'ha messa ministro? Chi l'ha messa ministro? Il PD, i comunisti l'hanno messa. Italiani sono. Italiani però. Sì, ma sono comunisti sono. Però italiani. Lo so, e allora è questo il problema. E questo è il problema. Perché lei non si è messa da sola quel ministro. Ma questo è il problema. Perché i comunisti hanno messo, scusate un po' le parole, i comunisti al governo hanno messo puttane, Froci, ladri, e poi a cattoni. E poi che cos'è? Se la prendono con Berlusconi, se la prendono? Beh, questo non è giusto, no. È giusto. Il loro padrone, la tessera numero uno, non so, un certo di Benedetti, ha evaso 225 milioni. Non è stato mai indagato. Mai indagato. È perché tessera numero uno, PD. È quello che finanzia, è il padrone di Repubblica. C'era un giornalista prima, da Milano si chiama. Ecco, quello là è uno allo zerbino di De Benedetti. Questo non si può parlare, di questo non si parla. Lei non è a favore che il governo adesso stanno insieme, no? Lei non è... L'unica cosa per cercare di dare lavoro alle persone, cercare di far aprire un po' qualche fabbrica, cercare di portare avanti l'Italia, era di fare un governo insieme, ma questo non vuol dire che stiamo insieme, vuol dire portare all'Italia, agli italiani, agli operai, ai cittadini, a tutti, un avvenire. Non ci abbiamo un avvenire noi, i nostri ragazzi stanno andando via dall'Italia, fino i soldi se li mettono loro in tasca. Non può essere che un deputato deve prendere 30.000 euro al mese, non può essere mentre una persona, un anziano, prende 400 euro al mese, non può essere che il presidente dell'INPS prende 100.000 euro al mese. È un poveraccio, ne prende 450. La consulta a chi guadagnava 90.000 euro all'anno, sì, e l'avevano fatto il prelievo, le l'ha ridato immediatamente. Mi spiega perché? No, le l'ha già ridati, l'ha già fatto. Ma gli ha ridati già, perciò hanno detto. Non si può togliere. Perché ai pensionati che superavano 1.400 euro al mese l'hanno fatto il blocco per 2 anni dell'aumento, sì, e non allora ridato. No, perché signori no. Il sindaco di Roma Nicolini diceva che se si piglia dalla massa si piglia di più. Caro lei, ci vuole solo di spaccare le gambe a questi stronzi, tutti, destra, sinistra, proprio quell'altro che sono, 5 Stelle, spaccargli le gambe, capito? Bravo.
spaccare le gambe a tutti. Allora, forse sarebbe caso, che non si vanno a votare queste persone qui. Come? Che non si votano più queste persone. Cioè, ma tanto lo vede, se c'è l'assenteismo al 50% non gli interessa assolutamente nulla. No, no, a qualcuno gli interessa. Dice che hanno vinto le elezioni. A qualcuno gli interessa. Nessuno l'ha vinto, nessuno. Tanto gli italiani gli hanno dimostrato che a Berlusconi l'hanno voluto. Solo Berlusconi, capito? Perché se va via Berlusconi, il PDL non c'ha più nessuno, l'ha capito? L'ha capito, te lo dico io, perché Alfano parla con l'auricolare, fa come Ambra. Tanti anni fa l'ha sentito lei, ma che stadi? Ve lo dico io. Mi sembra che sono una squadra di ritardati. Forse la squadra dei ritardati sta messa. Senti, mi dice una cosa. Adesso hanno detto che si dimettevano tutti, no? Si dimettevano tutti. Perché non fanno come fanno ora? Che se io mi dimetto non mi pagano più. Secondo lei è allora si dimettono, andassero a casa a lavorare. C'è tanto tempo da lavorare. Capito? Sì, una cosa da stato sudamericano. Se la condanna di Berlusconi deve essere questa, è che non è giusta, perché uno che paga in un anno 567 milioni 550, adesso mi ricordo un po', paga 570 milioni di euro.